ma credo che siano poche pagine. In particolare le cose che lui ha pubblicato di filosofia sono pochissime. Poi ci sono dei materiali che lui ed Engels non hanno mai voluto pubblicare, che noi abbiamo pubblicato, per esempio l'ideologia tedesca. Loro avevano cominciato e l'hanno buttata là. E non la volevano pubblicare. Poi noi dopo la loro morte l'abbiamo pubblicata. Però in realtà se noi andiamo a vedere le cose di filosofia che ha scritto Marx sono poche, pochissime. Dove la tentazione, lui se ne frega della filosofia perché in realtà fa politica, storia, economia, no? Fa l'organizzatore politico, eccetera. E invece no. Il fatto è che questo fa filosofia sempre, quando fa storia, economia, eccetera. Però è una filosofia bizzarra. Nella storia del marxismo ci sono state almeno due grandi occasioni, seconda e terza internazionale, in cui si è fatto questo discorso. In Marx è implicita una filosofia. Noi dobbiamo tirar fuori questa filosofia per dare maggior forza al nostro discorso. Seconda internazionale e terza internazionale. Entrambe le occasioni è successo un macello. Probabilmente la cosa bizzarra è questa, in Marx c'è implicitamente una filosofia, è vero, è verissimo, non si capisce niente, diventa divertente leggere Marx, se uno coglie questo implicito, questi vari piani, allora si vede la grandezza di questo pensiero. Però ogni volta che questa filosofia è stata raccolta e ordinata in un sistema, non solo è fallita, ma è fallito il riscontro con il testo di Marx. Il testo di Marx scappa sempre fuori rispetto alla gabbia del sistema. Allora la difficoltà sta cogliere questa filosofia, la quale non può mai essere pienamente detta, cioè sistematizzata, perché appena la sistematizzi, zac, cadono tante pagine di Marx, non ci rientrano più, eccetera. Allora, la questione che dicevi tu, certo, dire la libertà se non è inserita nella storia, non è concreta, è lo stesso che dire uno più uno fa due. Perché che vuol dire calare la libertà nella storia? Ma renderla concreta. Quindi se non la calo nella storia non è concreta, ovvio. Mario è Mario. No? Quindi non significa niente. E il problema è che Marx non parla semplicemente di storicizzare, ma parla della determinatezza dei concetti, che è una cosa un po' più complicata. Per esempio, Marx dice, proprio nel per la critica, no? Contrapposizione, la produzione, il consumo, no? E già, ma un momento, ogni produzione però è consumo. Ma ogni consumo è produzione. Che per esempio l'operaio che mangia e consuma, produce la forza lavoro. Allora, contrapposizione, produzione e consumo. Però in realtà la produzione è consumo e il consumo è produzione. Eh? Ora, facendo questo esempio, che cosa vedi? E vedi che il problema di mettersi a ragionare logicamente intorno ai rapporti tra produzione e consumo significa non semplicemente ragionare logicamente, ma andare a scandagliare il modo storicamente determinato in cui si relazionano momenti fondamentali della pratica umana. Cioè nel momento in cui tu stai analizzando il sillogismo del rapporto produzione-consumo, tu stai scarnificando, nel senso di andare fino all'osso, situazioni storiche di esperienze determinate, di epoche storiche determinate. Cioè stai facendo un lavoro da storico, lo stai facendo al momento in cui fai il logico.
Vedi il paradosso? Questo significa che la libertà è anche lo svolgimento dello spirito, che tu curi poco. Per esempio. Per esempio. Per esempio, tu non ammetti. E vuol dire che l'astrazione intellettualistica è sensata. C'è lo spirito. Cioè esiste qualche cosa che caratterizza la libertà anche a prescindere dall'epoca storica. E quindi che non è solo dentro una puntualità. Non è idealismo questo. Mi spiego, cioè voglio dire che tutto il fascino, la grandezza, l'importanza di questo pensiero sta proprio nell'intrigo di tutti questi piani. Questi piani intrigati però ti mettono, ti addestrano ad avere diffidenza verso formulazioni ovvie. Se la libertà non è il fatto che una ordinata confusione, una confusione ordinata, ma quando, stando per confusione, non tanto che uno perde il bando della razza, però c'è un'apertura. Ma tutte le volte che noi ricordiamo un minimo di spirito polemico nella vita, una persona che fa polemica su tutto, è evitato come un appestato. Quindi in base a questo sillogismo un comunista è un appestato che viene evitato. È una persona che scandaglia, ma lo scandagliare poi non è un'attività che si ritorce contro, e questo è bello, è un'attività che aiuta a capire questa dinamica che non può essere mai chiusa. A volte è vero, a volte è perfino vero. Appunto, noi potevamo già anni fa dire guardate che il governo ha portato i nostri soldati a morire in Jugoslavia. Qualcuno l'ha anche detto, se l'ho pregati tutti, ancora adesso se ne pregano, già però uno è morto, non si sa come. Ma come è morto? Pare che il Pakistan ha cominciato a prendere una bomba al mare. Pare. Però è interessante, no? Che l'italiano accusa il portoghese. Hai visto che i portoghesi hanno protestato contro gli italiani? Come è morto? Adesso uscite il Pakistan. Mi sono sbagliato io, il portoghese. La tematica intervento in Jugoslavia l'affronterebbe a punto primo, il perché dell'intervento dal punto di vista degli interessi strategici internazionali. Punto secondo, interessi economici. Punto terzo, il mammismo che c'è in Italia. Punto quarto, forse se non dovessi sparare contro i serbi ci andrei anch'io. Cioè questa è la ricchezza del pensiero di Marx. Tu dimentichi un altro punto. Dimentichi un altro punto importante. Sì. Dal punto di vista dell'interesse proletario internazionale, che posizione deve prendere? Quello è il problema principale. Coronamento è un altro discorso. Ammesso che poi prendi la posizione, non la devi articolare, questo è il problema. Okay. Il toro Domenico Moro e altri compagni qua dentro hanno organizzato una assemblea per la Jugoslavia, c'eravamo io, mamme e te, insomma, non c'è stata un'opportuna partecipazione. È un lavoro duro, riprendiamo. Sono altri movimenti, purtroppo non esiste. No, un attimino, un intervallo, forse sarebbe meglio incominciare alle 8:20. Vedendo un po' la media della frequenza, diciamo alle 8, poi alle 7:30. No, no, lasciamo le 7:30, sì, però si arriva alle 8, la data è la doppia verità ora. Proiettismo è alle 7:30, sì, però l'orario ce l'ho, alle 8:20, rimanca a fare 8:30. Torniamo un attimo alla prima. Invece proprio un documento, allora tu dicevi, Marx fa l'analisi del modo di produzione che c'è. Però non si ferma a questo. Tramite l'analisi del modo di produzione che liquido, in quanto modo di produzione ovviamente è determinato, il resto mi dà delle precise indicazioni storiche. Ma non si ferma neanche a questo. Questa è la parte che invece volevo aggiungere, però mi pare che è un'altra vedica, l'ho già detto. Perché per esempio se mi parlo di tutto il lavoro è un qualcosa che è un'attrazione preso, diciamo, a trattamento.